La rinomata coppia di attori, Luca Argentero e Cristina Marino, si gode la vita familiare tra impegni lavorativi e momenti di svago con i loro due bambini, Nina e Noè. Dopo aver trascorso un'estate tra le spiagge di Puglia e Spagna, i due sono stati avvistati in un parco di Milano, mostrando una quotidianità fatta di giochi e risate. Le immagini diffuse recentemente hanno catturato l'attenzione, sottolineando l'importanza della famiglia e dell'equilibrio tra lavoro e vita privata. Ritorno in città e giorni di svago. Un'estate di ricordi. Luca Argentero e Cristina Marino hanno trascorso l'estate tra le meraviglie del mare, dalle calde spiagge pugliesi alla spagnola Costa Brava. Le vacanze hanno rappresentato un momento di ricarica per la famiglia, prima di un autunno ricco di impegni professionali. La famiglia, composta dai due attori e dai loro figli, Nina, di 4 anni, e il piccolo Noè, di 1, ha condiviso questa estate all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Una giornata al parco. Tornati in città, la famiglia Argentero Marino ha voluto riscoprire i parchi milanesi. Recenti fotografie ritraggono Luca intento a giocare con i suoi bambini, interagendo attivamente con loro mentre affrontano scivoli e altalene. La sua dedizione come padre è evidente. Gioca con i bambini, li sprona nelle arrampicate e partecipa a corse spensierate. Oltre al tempo di gioco, emerge anche il suo impegno nel mantenere uno stile di vita sano, con occasionali sessioni di esercizio fisico sotto gli occhi ammirati di Cristina. Luca Argentero tra lavoro e premi. Riconoscimenti in carriera. Luca Argentero, dopo aver conquistato il cuore del pubblico con il suo ruolo nella serie Doc nelle tue mani, ha recentemente ricevuto il Ciak d'Oro 2024 come miglior attore per la sua interpretazione del dottor Andrea Fanti. La serie, in onda su Rai 1, ha riscosso un grande successo, ottenendo ascolti record durante la terza stagione. Le riprese della quarta stagione sono programmate per il gennaio 2026, tassello che aggiunge ulteriore attesa nei fan della fiction. Un impegno costante, oltre alla serie TV, Argentero continua a lavorare su diversi progetti, consolidando la sua presenza nel panorama cinematografico e teatrale italiano. La passione per la recitazione è accompagnata da una notevole versatilità, che lo ha visto impegnato in vari ruoli e produzioni. Questo genere di impegno lo mantiene attivo e integrato nel settore, mentre equilibra la sua vita professionale con quella familiare. La narrativa per bambini, un nuovo capitolo, storie d'amore e di unione familiare. Recentemente, Luca Argentero ha ospitato un nuovo arrivo nelle librerie. Un mare di amici, una dolcissima avventura di Nina Dudu. Questo libro rappresenta il secondo capitolo di una serie di favole che prendono vita dalla fantasia della figlia Nina e dal suo inseparabile amico Dudu, un coniglietto di peluche. Il progetto è frutto di una collaborazione con la sorella Francesca, che ha curato le illustrazioni, portando un tocco personale a questa avventura letteraria. Un'iniziativa ispirata alla famiglia. La genesi di questa serie è profondamente legata alla vita di famiglia di Argentero. La passione di Nina per le storie e le favole è diventata la fonte di ispirazione per la scrittura. Il primo volume, Stella Stellina, era un regalo di compleanno concepito dalla zia Francesca, che ha colto l'occasione per esprimere il suo affetto attraverso l'arte della narrazione. Questo progetto ha messo in evidenza non solo il legame familiare, ma anche l'importanza della creatività e della narrazione per la crescita dei bambini. Il ruolo di super papà, attenzione e divertimento. Cristina Marino, moglie di Argentero, ha descritto Luca come un super papà, enfatizzando il suo approccio affettuoso e coinvolto nell'educazione dei bambini. L'attore è descritto come attentivo e giocoso, sempre pronto a condividere momenti di gioia e spensieratezza con i suoi figli. Featured in The Media Fortair Family Oriented Lifestyle,
Argentero and Marino Balance their public personas with a private life dedicated to their children's happiness. Un esempio da seguire. Il modo in cui Luca Argentero si impegna nella sua paternità serve da esempio per molti. La sua attitudine positiva nei confronti della famiglia, unita alla capacità di destreggiarsi tra le numerose responsabilità lavorative e il tempo da dedicare ai figli, rappresenta un modello ideale per i genitori moderni. La sua dedizione come padre e marito non passa inosservata, rafforzando l'immagine di una figura paterna amorevole e presente nelle dinamiche quotidiane della famiglia.